Allora, vedete che qua ci sono questi sette livelli, tutti i più grandi pensatori hanno diviso, hanno fatto dei livelli, fossero anche le iniziazioni di cui parlavamo stamattina, insomma, ci sono delle tappe precise. Noi abbiamo fatto un lavoro, abbiamo spezzettato un po' di più, perché quindi QG parlava degli esseri umani numero 4, che sono coloro che si occupano di spiritualità più o meno. E poi ci sono gli esseri umani numero 5 che lui chiamava i risvegliati, ma che in realtà non è che siano così risvegliati, quindi in questo nuovo sistema che abbiamo messo a punto sono i numeri 7, i numeri 5 sono quelli che un passettino in più, diciamo, per esempio, facendo riferimento a quello che abbiamo visto stamattina, i numeri 5 hanno accesso al mondo del sovramentale. Ricordatevi comunque che all'interno del numero 5 ci sono 7 livelli. Teoricamente poi il 5.1 è diviso in altri 7 livelli e il 5.1.1 cioè, è infinita, proprio perché ognuno di noi è completamente diverso dagli altri, però non si può fare una divisione così perché ci si perderebbe. Abbiamo comunque riscontrato come sia estremamente utile inserirsi comunque all'interno di una scala di valori e questo perché si capisce quello che si può fare e quello che non si può fare, quello su cui si può lavorare e quello su cui non si può lavorare perché è troppo presto o perché non ne vale la pena. Faccio qualche esempio. L'argomento di stamattina, quello che ho detto stamattina, ho visto che tutti quanti voi l'avete capito bene, anche se probabilmente avete bisogno ancora di approfondirlo perché non basta una volta sola per entrare in questo sistema. Però, per esempio, una delle indicazioni più efficaci, a mio parere, per poter fare un certo tipo di lavoro è quello di, solo un esempio quello che dico adesso, solo un esempio, è quello di smettere di commentare ciò che ci accade durante la giornata. È un esercizio, quindi non ha niente a che vedere con lo sviluppo della consapevolezza. La consapevolezza è una questione di qualità, però come sapete ci sono degli esercizi quantitativi che permettono perlomeno di entrare, di fare un passo successivo. Quindi quando si dice ma cosa puoi fare o cosa non puoi fare, che è una cosa che riguarda tutti noi, cosa puoi fare per migliorarti, in questo tipo di scala che noi abbiamo messo a punto, è più facile sapere su cosa si può lavorare piuttosto invece su cosa è inutile lavorare. Non so se mi spiego. Farò qualche esempio. Stamattina abbiamo parlato dell'inefficacia del mentale razionale di entrare nel mondo spirituale. Ok? Questa non è un'opinione, quindi è un dato di fatto. Bene, allora i casi sono due: o uno ha cominciato a fare questo lavoro e quindi incomincia a essere sensibile al mondo del sovramentale, e allora lo si vede, lo si percepisce perché il comportamento, il modo di essere segue quel tipo di consapevolezza. Oppure non l'ha ancora fatto. Allora, è importante sapere situarsi. Ciò vuol dire che non è che basti dire tu sei a livello del 4.3, 4.5 per capire, no? Bisogna anche leggere tutte le caratteristiche di questi diversi livelli, riconoscersi in una di queste caratteristiche e sapere quindi cosa si può fare e cosa non si può fare. Per esempio, stamattina, scherzando, vi ho parlato di quel passo del Vangelo che dice: se vuoi seguirmi, Gesù dice a un suo discepolo, no, a uno che lo vuol seguire, insomma, gli dice io vorrei seguirti, vorrei fare un cammino spirituale con te. E lui gli dice, lo faccio corto perché la storia è un po' più complicata, ma gli dice vai a casa, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e poi ritorna e ti darò l'insegnamento che vuoi ricevere. Poi il Vangelo racconta a questa persona, tornò a casa e non fece questa cosa, ok? Negli incontri sul Vangelo che farò in giugno a Riccione parlerò specialmente all'inizio di questa cosa. Quindi anche nel Vangelo bisogna avere la capacità di riconoscere a chi stava parlando Gesù. Perché quando parlava alla folla diceva alcune cose, quando parlava con i suoi discepoli diceva altre cose, quando incontrava la gente per strada, grazie al discernimento era in grado quindi di discernere qual era la cosa migliore per quella persona. E
Vedete, a un certo livello spirituale la risposta è sempre personalizzata, mentre invece a un livello più terra terra, diciamo così, le risposte di solito si preparano, non so, è così che avviene, no? Quindi, ah, quella domanda lì me l'ha già fatta qualcuno l'anno scorso, quindi ripetiamo la pappardella allo stesso modo, ma non è così, perché ognuno di noi, come abbiamo visto stamattina, è un'anima. Quindi, se siete in grado di connettervi con l'anima di colui che fa la domanda, potete vedere cose che altrimenti non vedete, altrimenti le risposte sono standard. E allora si può dire, io potrei dirvi, ragazzi, allora se volete fare un cammino spirituale, andate a casa, vendete tutto quello che avete e poi ne parliamo. E capite che dovete stare da solo, ok? Ma dal momento in cui voi sapete che questa è una caratteristica che tocca il 5.7, adesso non vuol dire niente, poi se leggete il libro, questo vi dà delle indicazioni, però cercate di capire quello che voglio dire. Quello che deve fare un 5.1, quello che deve fare un 5.4, quello che deve fare un 4.3 e così via, è completamente diverso dagli altri. Ognuno ha le sue cose da fare. Quindi è importante, secondo me, riconoscersi, anche perché prima mi hai chiesto cos'è questo sistema di lavoro. Come quale metodo usi per aiutare le persone a crescere? Sì. Quindi questo aspetto è fondamentale. È importante da sapere questa cosa, e cioè una persona che non sia preparata, che non sia a livello 5.7, se dà tutto ai poveri e poi cerca un insegnamento da qualche parte, rischia, nel 99% dei casi, di pentirsi di questo suo gesto. Io ne ho conosciuti personalmente. Ad esempio in un periodo in cui c'erano dei personaggi che chiedevano delle quote di denaro importanti, insomma, non cose da piccole cose, cioè delle rinunce importanti, che poi hanno visto che non erano pronte, se ne sono accorte dopo. Per quello che vogliamo mettere appunto un sistema in cui uno sappia dove si trova. Quindi, quando si riceve o si fa una domanda di questo genere, che cosa stai facendo tu per migliorarti? Sappiate che ad ogni livello di apertura corrisponde a un certo tipo di lavoro, ok? Per esempio, sono solo esempi senza senso perché mi ci vorrebbe più tempo, però se vi dicessi oggi, lavorate sull'innocuità, ok? Un discorso che si può fare, ci sono anche delle guide che fanno questo tipo di discorso, però non potrei dirvi una cosa del genere, perché? Perché c'è una grandissima probabilità che voi interpretiate questa cosa non da un punto di vista di come lo intendo io, e stamattina vi ho spiegato, innocuità non è far del male a qualcuno, evitare di far del male a qualcuno, offendere qualcuno, ok? Ma è la capacità, ci si educa a sorvegliare i nostri personali piani di esistenza per essere presenti e consapevoli ogni volta che in noi si muove del materiale del mondo di Matrix, il quale materiale è di per sé fondato sulla confusione e sull'ostilità. Mi spiego? Adesso spiego qui. Allora, l'innocuità, quindi, ci siamo capiti su questo, non è non fare del male a qualcuno. Anche se a un certo livello si sta attenti dove si cammina, perché anche le formiche, ed è perfetto. Però, se io vi dicessi, uscendo di qua oggi, se volete fare un cammino spirituale, state attenti dove mettete i piedi, perché se ammazzate una formica, state ammazzando qualcuno che è comunque una creatura divina, ok? Vi dirò mai una cosa del genere? No! Ma non perché sia una cosa che non vada bene in sé, ma semplicemente perché prima di fare un lavoro di questo genere bisogna farne un altro. Non si riuscite a seguirmi un po'? Se non si fa un lavoro prima, è inutile star lì a vedere dove si cammina, se fai fuori una formica o no. Anche se è importante, cercate di capire, è importante, ma sarebbe un lavoro esagerato rispetto a, prima di lavorare sull'innocuità, bisogna essere consapevoli 24 ore su 24, bisogna avere la capacità di misurare e osservare con chiarezza la qualità dei nostri pensieri e la qualità delle nostre emozioni. Ovunque, siamo seduti a mangiare, io sento, vi vedo, vi guardo, no? Ok? State parlando? Bene, a livello mentale, avete la capacità di
misurare questa cosa, di vedere da dove vengono i pensieri, da quale tipo di mentale vengono i pensieri, che qualità hanno, sapendo, dopo che vi ho detto stamattina, che il 90% e anche di più dei vostri pensieri sono basati su materiale che è relativo a Matrix. Questo è chiaro il concetto? Quando si muore, si molla tutto questo materiale e si entra nel mondo reale, ok? Allora, siete in grado di osservare la qualità dei vostri pensieri? Quando incominciate a osservare la qualità dei vostri pensieri, per un lungo periodo di tempo, perché non bastano due giorni, quindi ogni pensiero che viene in mente e ogni emozione che voi provate, anche semplice, anche lo stare bene in compagnia, qualsiasi cosa che vi dia fastidio, nel mio discorso, a tavola, qualcuno che mangia qualcosa che vi suscita una sensazione negativa, anche piccola, anche piccolissima, perché il lavoro consiste nell'osservare queste cose, non a giudicare né se stessi né gli altri, nell'osservare questa cosa. Una volta che avete imparato a osservare 24 ore su 24 la qualità del vostro pensiero, la qualità delle vostre emozioni, allora arriva il lavoro sull'innocuità. Ci siamo? Quindi, se io vi dessi da fare un lavoro sull'innocuità, sarebbe una follia, perché interpretereste la cosa in un modo che non corrisponde alla realtà. Per esempio, fino a qua ci siamo più o meno, ci siamo capiti? Per esempio, innocuità non significa che le altre persone non si arrabbino o si offendano per quello che voi fate, per quello che voi dite. Cioè, il solo fatto di vivere, di respirare, di camminare in mezzo agli altri crea inevitabilmente, in ogni caso, delle inimicizie, delle invidie e dei problemi nei confronti delle persone. Quindi vedete come si può fraintendere il concetto di innocuità. Quindi il fatto che ci siano delle persone intorno a voi che si arrabbiano o che si offendono per qualcosa che voi dite non significa che voi non siete innocui, significa semplicemente che avete toccato qualche cosa che irrigidisce l'altra persona. Gesù è uno dei meno innocui del mondo da questo punto di vista, eppure era innocuo, cercate di capire, era sicuramente innocuo, eppure ha creato un casino tremendo. Lui stesso dice: sono venuto a portare la spada, non le carezze o delle cose leggere, sono venuto a tagliare le cose. Quanta gente era arrabbiata con lui, incazzata con lui profondamente. Allora possiamo dire che non era innocuo? No, perché essendo il nostro punto di riferimento, se non era innocuo lui, non vedo perché io dovrei lavorare sull'innocuità. Vuol dire che il concetto di innocuità è diverso rispetto a quello che si pensa normalmente. Il solo fatto che lui fosse così ed è sempre così, quando un essere di luce comunque non fa niente, cammina, passeggia, crea delle nemicizie, crea dei conflitti all'interno delle persone che gli sono intorno, e queste non dipendono da lui. Cioè, le persone dovrebbero avere il coraggio di ringraziare per questo tipo di nervoso interiore. Un po' come la frase che ho detto stamattina, no? Con te ho rivissuto i peggiori incubi. Ricordate questa cosa? Allora, se voi avete fatto, vedete ci sono dei gradini, se voi avete fatto un certo tipo di lavoro su voi stessi, avete messo a punto già questa cosa qua, cosa succede? Vi capita un essere di luce? Sappiate che questo essere di luce vi farà incazzare, perché va a toccare delle cose che noi non abbiamo voglia di guardare, specialmente se queste cose che va a toccare lavorano sugli imprinting. Cominciate a capire cosa sono gli imprinting. Cioè, un maestro ci può far lavorare su delle cose che comprendiamo e che facciamo fatica a vedere, ok, ma ci può far lavorare anche su cose che noi non vediamo affatto, non vediamo affatto. Imprinting è qualcosa che noi non vediamo affatto, perché sono seppelliti nel nostro subconscio, seppelliti nelle nostre cellule. Vi sto facendo degli esempi per dire su cosa stai lavorando. Sì, sto lavorando sull'innocuità, ma questo non vuol dire niente, a meno che si conoscono questi gradini. Non so se vedete, anche stamattina per esempio si parlava della resurrezione. La resurrezione è sicuramente un gradino, no? Per esempio, tutti quanti noi stiamo lavorando per risorgere? Sì, che stiamo lavorando per risorgere, ovviamente, perché è l'ultimo gradino, è il punto d'arrivo. Però prima di arrivare lì, abbiamo visto stamattina, c'è la crocifissione. Ma che cos'è la crocifissione, ragazzi? La crocifissione è la fine
totale di ogni capacità, di ogni possibilità di esprimersi sul piano del mondo di Matrix. Cioè la crocifissione sono dei chiodi nel corpo fisico, quindi l'incapacità di muoversi sul piano fisico. Non mi posso più muovere, sono inchiodato. Dei chiodi nella nostra parte emozionale, quindi non ci possiamo più muovere. Cosa vuol dire? Quando Gesù era inchiodato sulla croce, era pieno d'amore, non aveva più nessuno da amare, non c'era più nessuno. Due o tre donne sotto e basta. E quelle migliaia di persone che lo seguivano erano sparite tutte. L'incapacità, l'impossibilità di amare, si è inchiodato. E dal punto di vista mentale è l'inchiodatura globale di tutto ciò che appartiene al mondo di Matrix, quindi di tutto quel sistema di pensiero che abbiamo visto anche se velocemente stamattina. Allora, stiamo lavorando per la risurrezione? Sì, ma se prima non siamo in grado, allora, gradino primo, imparate a sorvegliare tutti i vostri pensieri e le vostre emozioni e imparate a sorvegliare la qualità. La qualità vuol dire, siete in un'emozione, vedete se la qualità di questa emozione fa parte della vostra anima e quindi è il vostro corpo, è il vostro modo animico per esprimermi, oppure se l'emozione che state vivendo appartiene al mondo della personalità. Si può fare questo lavoro? Si può fare facilmente. Si fa questo lavoro come si prende il diploma, tra virgolette, di questo lavoro? Quando è che siamo diplomati? Quando è che abbiamo imparato la lezione? Mi seguite? Immaginate che da domani mattina, perché oggi non l'avete fatto, oggi non tutti l'hanno fatto, mentre mangiavamo, che non è un problema, uno mangia come vuole, dice quello che vuole. Però c'era poca osservazione, anche perché non ve l'ho parlato abbastanza, osservazione dei propri pensieri, ok? Quindi prima si comincia a valutare la qualità dei pensieri, mi state seguendo un po', Bene. Qual è l'esame finale? L'esame finale è la crocifissione. Ciò vuol dire che tutti quanti, prima o poi, passeremo attraverso un'esperienza che dal punto di vista verticale si chiama crocifissione. Perché verticale? Non è detto che ci metteranno dei chiodi nei polsi, mi spiego. È verticale, e cioè arriverà un momento della nostra esistenza, forse domani mattina, forse tra mille anni, questo non lo so, però sono iniziazioni, quindi non se ne può uscire. Bisogna passarci in mezzo. Lì sarà il test, lì sarà l'esame finale, perché lì non avrete più la possibilità di esprimervi a livello fisico, a livello emozionale, a livello mentale, non avete più alcuna possibilità di manifestarvi. Questi tre livelli sul livello della personalità. Cioè la domanda della crocifissione, chi vi crocifigge vi fa questa domanda. Caro Mirko, sei pronto ad abbandonare tutto ciò che è virtuale ed entrare nel mondo reale? E la domanda, e la crocifissione cos'è? Dove sei condannato e bistrattato sui tre livelli della personalità? Allora, vedete cosa vuol dire, su cosa stai lavorando? Cioè, perché a noi arrivano le crocifissioni piccole, e meno male che arrivano quelle piccole. Non so se mi spiego, quali sono le crocifissioni piccole, è che domani mattina qualcuno in ufficio parla male di voi e a voi viene il magone, viene un rodimento di cose. Questa cosa è una piccola crocifissione. Se non si affrontano le piccole crocifissioni è inutile parlare di crocifissione, perché è assolutamente impossibile. Se non si riesce ad avere un minimo di dignità, perlomeno in quelle che sono le piccole difficoltà quotidiane, non si può certo pensare di essere crocifissi. Non so se vedete, perché non riusciremo neanche a capire, non sopporteremo il dolore sia fisico che emozionale che mentale, perché c'è un dolore enorme. Per sopportare quel dolore bisogna prima aver fatto un lavoro di centratura di questo tipo, dove finalmente avete maturato dentro di voi la consapevolezza. Sentite un po' che bello, la consapevolezza che tutto ciò che c'è di reale in voi non può essere toccato, non può essere ferito. La domanda di qualcuno che ti crocifigge è: sei un'anima tu? E tu dici sì, sono un'anima, ho imparato, ho studiato. Sei sicuro che sei un'anima? Sei disposto a rinunciare a tutti gli aspetti che appartengono al mondo della personalità? Figurarsi. Capite? È inutile, diciamo, figurarsi, perché in quel caso possiamo raccontarci quello che vogliamo, ma in realtà poi quella prova lì,
difficilmente lo supereremo se prima non siamo in grado di superare quelle mille difficoltà quotidiane. Perché dico queste cose? Perché anche quando è una domanda giusta, su cosa stai lavorando? Su mille cose contemporaneamente. Mille cose contemporaneamente. Questa è un po' la differenza tra il mondo dei numeri 4, coloro che fanno un lavoro su di sé, e coloro che lo prendono come... diventa la loro vita, l'insegnamento diventa la loro vita. Saresti in grado in modo semplice di descrivere quali sono a livello quotidiano le cose, per esempio, che tu stai facendo i conti? Solo che sono mille. Quindi se hai... Alcuni esempi. Certo. Chiaramente. Prendo un po' in giro, chiaramente. Sono mille, ma ti faccio qualche esempio. Ok. Vabbè. Faccio l'esempio per uno terra a terra, una cosa, delle cose proprio semplici. La legge dello specchio. La chi puoi la rispiegare? La puoi rispiegare? La legge dello specchio? Sono apposta, non c'è nessun problema. Più o meno la legge dello specchio la conoscete, dice, in poche parole, se c'è qualche cosa che vi dà fastidio in qualcun altro, è molto probabile che ci sia qualcosa che vi appartiene. Ok? Fino a qua ci siamo? Bene. Immaginate di svegliarvi la mattina ed avete la legge dello specchio sempre davanti agli occhi. Un po' alla volta vi spiego perché vi sembra un po' strano, che un po' alla volta capite, sono qua apposta. Quindi uscite di casa e avete la legge dello specchio davanti agli occhi. Ciò vuol dire che non ci dovete più pensare, ciò vuol dire che qualsiasi tipo di fastidio, vedete, voi guardate il mondo, qualsiasi tipo di fastidio, anche leggero, vi rimanda immediatamente a voi stessi. E se siete presenti e attenti, non avete bisogno di tanto tempo, la risposta speculare a quel fastidio appare davanti ai vostri occhi istantaneamente. Cosa vuol dire? Normalmente invece non funziona così, e cioè avete un fastidio, reagite probabilmente a questo fastidio, poi andate a casa, in senso psicologico, andate a casa, vi sedete e dite: sì, va bene, quello lì è una testa di cavolo, ok, mi sono arrabbiato, ho fatto bene. Però poi, visto che fate un lavoro su voi stessi, dite: ma se è vera la legge dello specchio, a che cosa corrisponde? Vedete il tempo? Allora uno si mette lì e dice: ma sarà che io, no, però perché mi dà fastidio quell'altro, perché l'ho visto rubare, ma io non rubo. È tutta una serie di discorsi che facciamo all'inizio. Dice: ma allora Max ha detto la legge dello specchio, allora mi corrisponde, eh sì, ma l'altro ruba, ma io non rubo, quindi se mi dà fastidio uno che ruba, la legge dello specchio non c'entra niente. E una volta, due, tre, passiamo anni su queste cose qua. Se vi abituate a fare questo tipo di lavoro, a un certo punto, legge lo specchio, che è solo un esempio di quelle mille cose, poi ne racconto delle altre, avete sempre questa cosa davanti. Cosa accade quindi? Che quando nasce il fastidio, non so, guardate, vedete una persona arrivare, questa persona vi dà una sensazione di antipatia, mentre state camminando, state venendo incontro, sentite questa sensazione di antipatia, osservate, siete presenti, riconoscete istantaneamente qual è il rapporto verticale tra questo fastidio che voi provate e qualcosa che vi corrisponde, senza dover fare mille discorsi, perché siete entrati in un tipo di pensiero verticale. Capite un po' cosa vuol dire verticale? Cioè di analogia. Non è più mi dà fastidio lui che ruba, però io non rubo, ma che cos'è che mi dà fastidio di quella persona? Sai, per esempio, ho fatto questo esempio, no? Mi dà fastidio uno che ruba. Ah, mi dà fastidio, ma non rubo. È solo un esempio. Perché mi dà fastidio? È semplice. Mi dà fastidio che quella persona sia convinta che ottenendo qualcosa sul piano materiale sarà migliore di come era prima. Lo ripeto. Mi dà fastidio che quella persona rubi, cioè prenda qualche cosa che può essere rubato, quindi che appartiene al mondo della personalità. Sapete che Gesù dice: fatevi tesori nel cielo, dove nessun ladro vi può rubare, ok? Quindi cos'è che mi dà fastidio? Mi, per esempio. Quindi mi dà fastidio il fatto che l'altro sia convinto che rubando può migliorare la sua esistenza, ok? Fino a qua ci siamo? Perché questa cosa mi fa arrabbiare? Perché io durante la giornata faccio mille cose con lo stesso pensiero. Non rubo, ma
faccio fatica, so che c'è la via spirituale, so che Gesù mi dice fai riferimento alle cose che non possono essere rubate, nonostante questo mi compro una macchina e quella macchina ci metto la mia identificazione. Se vedete, e pensate che è solo un esempio, questi esempi ne posso fare migliaia, migliaia, per farvi capire la verticalità della cosa. Allora, se io l'altro ruba, io sto lì e dico no, ma io non rubo, allora la legge dello specchio non è valida? No, è perché il pensiero che ha l'altro, tu non lo sopporti dentro di te, tu non sopporti di essere legato alla materia, tu non sopporti che passi la gran parte della tua vita a accumulare cose che non ti servono a niente, non sopporti te stesso, e quando qualcuno te lo fa vedere gli dai addosso, perché è così che funziona, lo guardi e lo giudichi e dici ma cavolo, quello ruba, ma sei tu che stai rubando. Perché rubare significa, dato che le cose preziose non si possono rubare, dato che l'amore non si può rubare, bene, vuol dire da qualche parte che sei ancora tu, affezionato, identificato, come dice il Buddha, attaccato a delle cose che non appartengono al mondo spirituale. Quando hai superato questa cosa, colui che ruba non può più farti niente, perché non può rubare ciò che per te è essenziale, ma se, fino a che non l'hai capito hai sempre paura di essere rubato da qualcuno. È solo un esempio, eh? Boh, ok, perché voglio dire, scusa, voglio finire questo discorso. Bene, questa è una cosa, adesso ne dico delle altre, per la quale tu ti puoi svegliare la mattina e avere sempre lì davanti istantaneamente ogni tipo di fastidio, lo riconosci, lo guardi, sorridi e sparisci. Quindi sta camminando qualcuno, ti ispira un sentimento di fastidio, mentre vi avvicinate, capisci, entri nella verticalità, capisci qual è la cosa che ti dà fastidio, la sciogli e li sorridi. Ma nei tempi normali questa cosa può richiedere mesi e anni. Ok? Un'altra cosa? La gratitudine. Migliaia, la gratitudine. Si può uscire di casa la mattina con un senso di gratitudine? Evidentemente sì. Allora, questa può essere una cosa costruita. Cioè dice, ah cavolo, devo uscire di casa perché mi hanno detto che è bello uscire di casa con gratitudine, che allora si vede, no? Uno si scrive, si fa un post-it giallo sullo specchio, si alza la mattina e si lava i denti e dice, oggi devo essere grato all'umanità, all'universo. Capito? Piuttosto che niente. Però la gratitudine è un sentimento che può essere onnipresente 24 ore su 24. Ciò vuol dire che non avete più bisogno di uscire di casa dicendovi oggi lavorerò sulla gratitudine, perché questa gratitudine è sempre presente. Qualsiasi altro esempio, cosa volete? L'accoglienza? Cosa volete vedere? Guarda, gli esempi sono chiari, volevo comprendere quali sono i tuoi, come ti avevo chiesto all'inizio. Te l'ho detto, tutti, migliaia. Ti riscontri in questi che ci hai appena fatto, come esempio? Sì, tutti, ma molte altre cose ancora. Quando entri in un cammino spirituale hai mille cose che continuamente valuti, fino a quando queste cose, questo è a livello numero 5, fino a quando queste cose sono onnipresenti per te, durante tutta la giornata non ci devi più pensare. Cioè, sono altri esempi. All'inizio è un mazzo di chiavi, 10 chiavi, però ce n'è una sola che apre la porta. E allora all'inizio le metti tutte 10. Poi alla fine, dopo un po' che ti sbagli, dopo un po' che provi, capisci qual è e basta. Quindi cosa succede? Che non perdi più energia, non disperdi più energia a pensare quale chiavi devi usare per aprire quella porta. Semplicemente, automaticamente, meccanicamente, scegli la chiave giusta e tu ti puoi occupare di altre cose invece che romperti le palle e stare un quarto d'ora a cambiare tutte le chiavi. Perché esiste una meccanicità che va combattuta per fare un lavoro su di sé, per avere maggiore presenza, esiste invece una meccanicità che aiuta la consapevolezza. Cioè non ho bisogno tutti i giorni di star lì a riflettere sul leggere lo specchio per capire come sono le cose. Passa, se vogliamo dire, nel subconscio. È un qualche cosa che funziona da sé e che ti permette, quella è la presenza, in cui sei presente quando non devi più disperdere un sacco di energia a capire come sono le cose. Le cose sono davanti ai tuoi occhi e incominci a vedere la realtà per quella che è. Se tu osservi quel fastidio di cui parlavamo prima e lo risolvi e lo sciogli mentre stai camminando, si può cominciare a parlare di presenza.
altrimenti è assurdo, altrimenti la presenza diventa solo qualcuno che dice oddio devo fare l'esercizio con lo specchio, oddio devo fare l'esercizio delle chiavi. Qua non è presenza, ma è stress. Oh, su cosa sto lavorando? Su tutto, perché in ogni caso sono da qualche parte in quella scala lì e so che ogni giorno l'esistenza mi mette davanti a una situazione di un certo tipo per cui posso migliorare quella cosa lì. Questa cosa ce l'ho davanti 24 ore su 24. Allora, all'inizio invece no, all'inizio ci alziamo, ci accade qualcosa che non ci piace, al di là per leggere lo specchio, e magari ce la teniamo quella cosa per un mese, per un anno. Ci sono persone che se la tengono per 10 anni, 20 anni. Certe forme di inimicizia. Allora, il lavoro è personalizzato. Se ho davanti qualcuno che piega 10 anni per vedere un certo tipo di conflitto, beh, se mi chiede aiuto, se no fa quello che gli pare, dovrei spiegargli queste cose di base, affinché lui si alleggerisca, diventa sempre più veloce. Intendiamoci, questo non è un lavoro di consapevolezza, è un lavoro di tecnica che aiuta a entrare in un mondo di consapevolezza. Nel mentre do queste indicazioni di carattere pratico e tecnico, cerco anche di dare qualche cosa, come abbiamo visto stamattina, da un punto di vista più sottile, più delicato, okay? Una specie di seme buttato che, senza alcun dubbio, prima o poi, ci sono delle cose che, sulle quali si lavora interiormente senza rendersene conto. E a mio parere queste cose sono molto più proficue di quelle a cui pensiamo quotidianamente tutti i giorni. Cos'altro dirti su questa cosa?